Dopo 40 anni il Parma espugna il Mirabello, va in vantaggio con Signorini con una incornata potente di testa su punizione di Gabriele. La Reggiana pareggia fortunosamente, un centro di D'Agostino, come vedremo, trova una sfortunata deviazione da parte di Bruno, palla alle spalle dell'incolpevole Landucci. Ma quella del Mirabello è la giornata di Gabriele, che va splendidamente al raddoppio con un'azione strettissima, una serie di finte e infine il destro preciso nell'angolo alla destra del portiere Fazzolo. Anche la terza rete vede lo zampino di Gabriele che sul lungo centro di Zannoni finge il tiro di prima intenzione e poi serve invece in mezzo dove il nuovo entrato Fiorin non ha difficoltà a battere da pochi passi.